paziente nella sua specifica individualità. Questo è il significato di medicina personalizzata, che si pone un obiettivo preciso, cioè quello di raggiungere ogni paziente con la cura più adatta nel momento giusto. È veramente un passo avanti importantissimo della medicina. Ne parliamo oggi con il professor Paolo Marchetti, graditissimo ritorno, docente di oncologia medica presso la Sapienza Università di Roma. E ancora una volta con noi il professor Mauro Minelli, che è specialista in allergologia e immunologia clinica. Allora, che differenza c'è tra medicina personalizzata e medicina di precisione? Vi preoccupate, perché capiamo, sembra difficile, ma capiamo tutti, vero? Provo a essere il più semplice possibile, perché la medicina di precisione riguarda l'individuazione di specifici bersagli all'interno delle cellule, riguarda l'identificazione di specifici meccanismi all'interno di alcuni organi, mentre per medicina personalizzata si intende in maniera più ampia la capacità di mettere insieme le informazioni che riguardano il paziente in tutti i suoi aspetti, non solamente su aspetti molecolari di meccanismi, ma anche sulla integrità di quello che è il suo stato di malattia, ma soprattutto di come mantenere nel miglior modo possibile il benessere. Ecco, ma questa è una cosa importantissima, perché è normale che se prima le cure funzionavano in una percentuale minore, adesso funzionano di più, perché ognuno di noi può, grazie a questa nuova forma di medicina personalizzata appunto, essere sottoposto alle cure più adatte, quindi è normale che la mia risposta sarà una risposta maggiore se le cure sono fatte apposta per me, più o meno è questo insomma il senso. Professor Minelli, anche in campo allergologico e immunologico stiamo, diciamo, centrando gli obiettivi con questo tipo di medicina? Ma io credo che senza tema di essere granché smentito, l'ambito allergologico, l'ambito dell'allergologia è stato forse l'ambito clinico nel quale la medicina personalizzata ha trovato, credo, storicamente la sua prima e anche più credibile applicazione. Pensiamo all'immunoterapia specifica, quello che per lungo tempo è stato impropriamente definito vaccino. Si partiva inizialmente dal test allergologico tradizionale, la prova allergica tradizionale, semmai poi confermata da ulteriori analisi. Adesso si è perfezionata ulteriormente la diagnostica, perché si è arrivata all'epoca della cosiddetta diagnostica allergologica molecolare, che è proprio una pratica reale di medicina di precisione e che consente di andare ad individuare non soltanto il polline verso cui si è allergico, ma all'interno del polline una serie di contenuti molecolari microscopici, ciascuno dei quali è in grado di sensibilizzare il determinato paziente. Ecco, ma non solo, perché noi con questo tipo di medicina personalizzata possiamo seguire anche da un punto di vista alimentare il paziente, quindi proprio lo prendiamo a 360 gradi, tanto per dire, a me fa bene mangiare la carne rossa e a lei, professore, per esempio, no. Assolutamente sì, ma già soltanto ricollegandoci a quello che dicevo prima, un argomento importantissimo è legato al fatto che questi allergeni molecolari contenuti nel polline possono essere contenuti in moltissimi alimenti, quindi c'è questa reattività crociata, per cui è indispensabile conoscere la specificità di una diagnostica di precisione per arrivare ad una terapia e anche ad una dieta specifica, senza poi dimenticarci della cosiddetta nutrigenetica, che è l'ambito specifico attraverso la quale la medicina personalizzata si applica anche alla nutrizione e che consente di valutare perché in determinati soggetti un determinato schema alimentare possa avere effetti buoni, possa avere nessun effetto, possa avere addirittura effetti nocivi. Ecco, ed è importantissima l'alimentazione personalizzata anche per massimizzare tutti i risultati delle terapie in pazienti oncologici, vero professor Marchetti? Purtroppo più di 2/3 dei pazienti oncologici, anche in prima diagnosi, non dobbiamo pensare solamente al paziente in una fase avanzata di malattia, ma anche il paziente appena operato si presenta dalla visita oncologica in condizioni di iniziale perdita di peso oppure di vera e propria malnutrizione. Questo condiziona in maniera significativa la sua capacità di adattarsi e di tollerare nel miglior modo possibile le terapie che noi proponiamo ai pazienti in questo momento complesso e difficile della propria vita, che condizionano anche un'evoluzione a volte meno favorevole, proprio perché partiamo da una situazione di malnutrizione. Quindi importantissimo
dovessimo curare questo aspetto. Il Ministero della Salute più di un anno fa ha emanato delle linee di indirizzo per tutte le regioni, proprio perché la valutazione nutrizionale sia posta al centro di qualsiasi intervento. Un'altra cosa importantissima è che con questa medicina personalizzata nel paziente oncologico è proprio possibile individuare dei precisi bersagli di un tumore all'interno del tumore stesso, e quindi naturalmente capiamo subito qual è il farmaco, capite subito qual è il farmaco ad hoc per annientare il tumore, giusto? Questa è la grande rivoluzione della medicina di precisione, una medicina che si rivolge al riconoscimento all'interno della cellula tumorale di quelli che sono i meccanismi di resistenza. Ma questo è un discorso molto più ampio, perché le alterazioni del genoma del tumore, quindi non del nostro genoma ma quello alterato nelle cellule tumorali, si accompagna anche ad una diversa risposta, per esempio alla immunoterapia. Ed ecco come le alterazioni del genoma del tumore, le nostre modificazioni individuali possono contribuire a aprire la porta dell'immunoterapia a moltissimi pazienti. Tutto questo oggi è a disposizione di tutti i pazienti in tutte le regioni italiane, ma richiede una attenzione molto particolare, perché, come raccomando sempre ai miei pazienti, è molto meglio impiegare qualche giorno e non sprecare o attendere, ma impiegare qualche giorno in più per avere queste risposte, piuttosto che iniziare un trattamento a specifico generico che sicuramente ci dà meno risultati positivi e più tossicità. Ecco, poi parleremo anche in un'altra puntata del famoso microbiota intestinale, professore, che è un complesso ecosistema batterico fondamentale per il nostro stato di salute. Ce lo accenni, ma poi lo svilupperemo in altre puntate. Bene, bene, bene. Lo accenno solo a questo, accenno che un sistema complessissimo, qual è quello del microbiota intestinale, ha bisogno di approcci anche in questo caso personalizzati, cioè non può più valere il concetto tanto son fermenti lattici che male vuoi che facciano. La terapia probiotica deve essere una terapia anche in questo caso molto molto definita, a proposito di personalizzazione dei percorsi terapeutici, che ovviamente parte da una valutazione diagnostica molto precisa che oggi è possibile realizzare, per poter anche in questo caso impostare delle terapie di ripristino della flora batterica che possano essere le più razionali, le più logiche, le più personalizzate possibili. Beh, che poi è una cosa veramente semplicissima, perché non si tratta di veri e propri farmaci ma di probiotici che possono cambiarci la vita. Assolutamente sì. Allora, grazie ai nostri professori, al professor Marchetti, al professor Minelli, per essere stati qui con noi in trasmissione.